Gentili signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono in diretta dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, dove stanno per affrontarsi l'Atalanta di Gigi Del Neri e la Regina di Renzo Ulivieri. Tissone al calcio di punizione, Mischia al limite dell'area, arriva Ferreira Pinto, gran botta e pallone sul fondo. Tissone intanto salta Stuani, prova il tiro da fuori, diventa un assist, flocca Ridoni, destro, fuori! Tutti i difensori, ribalta, una finta, evita Brienza, gran tiro, gol, vantaggio dell'Atalanta, splendida conclusione da fuori di ribalta, stavolta però Campagnolo si fa sorprendere. Parte Tissone, palla in mezzo, ecco Pellegrino che gioca di sponda, la girata di Carrozzieri, ottima parata di Campagnolo. Pallone in mezzo, attaccato e fermato Barreto da Guarente, Guarente per Langella, davanti al portiere, rete, Langella, 2-0 dopo 25 secondi dall'inizio della ripresa. Barreto, cross forte, teso in mezzo, spuca, Vigiani, rete, Vigiani, gol buono, accorcia le distanze la Regina, si riapre il match al quarto d'ora del secondo tempo con Luca Vigiani. Ceravolo in mezzo, arriva per il destro e segna il gol del 2-2 la Regina, destro di Barreto, 2-2. Arriva il pallone di Brienza, primo palo, prolunga Vigiani, al limite non c'è nessuno, De Ascentis rischia, colpo di testa di Missiroli, Vigiani lo ferma Coppola. Arriva il pallone, molto profondo, colpo di testa di Pellegrino, lotta Carrozzieri. Poi Lanzaro, Pellegrino ancora in mezzo, colpo di testa alto, Paolucci si mangia il gol del 3-2. Finisce qui la partita, è finita a Bergamo, Atalanta e Regina chiudono sul 2-2.